GF VIP 7, nuove incomprensioni tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Lamenta di ricevere poche attenzioni dal veronese, io ho bisogno di stabilità. Nella giornata di ieri Oriana Marzoli ha avanzato qualche perplessità sul reale interesse di Daniele Dal Moro nei suoi confronti. Parlando con Milena Miconi nel van del Grande Fratello VIP, l'influencer venezuelana ha fatto presente un cambiamento improvviso del veronese. Successivamente, Oriana ha deciso di confrontarsi con Daniele, ripetendo, a volte non c'è bisogno di parlare perché ci sono delle cose che sono chiare e ultimamente sono 4 giorni che non sei come prima. Che eri attaccato. Durante la puntata neanche mi consideri. L'ex tronista, però le ha sottolineato che durante la puntata non parla con nessuno e che la coinquilina si fa tanti pensieri per niente. La Marzoli, dal canto suo, ha ammesso di non riuscire ad abituarsi al fatto che mi dai una cosa e poi mi togli tutto quello. Aggiungendo, non lo fai perché c'è un motivo ma perché non ti va, che è diverso. Daniele, allora, le ha spiegato. Secondo la spagnola, l'atteggiamento di Daniele non è lineare e, sfogandosi con i suoi amici spartani, ha lamentato. Poco dopo, Daniele ha esposto le sue ragioni a Luca Onestini. Tu me ne parli printre tale acculte, in cerc flower su te la show urbuite, cum rup capete lume ade din capo rupte, tobe le bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimarul, spike, puia, si, șoapă, grasul, nimeni altul, del, vedeți sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trei.